Buonasera. E tre. Vediamo che cosa. Se stavolta riusciamo a fare questa trasmissione, mi viene. Questo, mi sono detto che questo è l'ultimo tentativo, se no vuol dire che non sa da fare. E lo faremo in un altro momento. No problem. Allora, questo è on air, credo, a questo punto, a meno che non sia ai confini della realtà, perché. E continuano a succedere cose incredibili, a voi sembrerà normale, ma quando che salti un video, ok, perfetto, magari la connessione, tutto quello che volete, ma quando questi messaggi, questi segni, questi accadimenti sono da certi punti di vista inspiegabili, considerato le tacchette che guardi e sul tuo dispositivo è tutto ok, e comunque sono ravvicinatissime e una dietro l'altra. Cominci a pensare a tra virgolette, a un disegno. In realtà nessuno è lì che se la sta prendendo col sottoscritto. Ma il magnetismo è energia. Il telefono e non solo, il web, tutto quello che ha a che fare con ne abbiamo già parlato con la tecnologia legata al magnetismo. Il magnetismo è uno dei fondamenti dell'esistenza. Alla base del fascino, alla base della chimica, alla base dell'amore, alla base della creatività, della vitalità. E quindi sappiate che essendo così tecnologici ed essendo così ormai connessi con le onde, le vibrazioni che hanno a che fare con la tecnologia, anche la tecnologia nel momento in cui accade qualcosa ci dice qualcosa, no? Sapete che l'universo ci parla continuamente. E quindi ultimamente sta parlando a molte persone in maniera anche abbastanza spiazzante. È molto sfidante perché quello che succede spesso è proprio, citavo prima una serie TV degli anni 50 meravigliosa che è ai confini della realtà e sembra proprio ai confini della realtà. Forse vi ho già raccontato, vi ho già raccontato io e Silvia Camerini che è la co-creatrice insieme a me di Connubio, di cui poi vi parlerò alla fine della trasmissione. E di quello che ci è accaduto con il video, un video incredibile, tra l'altro molto molto estatico con una location bellissima, una giornata incantata, eccetera, un video che si è interrotto improvvisamente e pensavamo di aver perso, invece non solo non l'avevamo perso, ma nel copiarlo fa delle cose strane. Fa delle cose strane nel senso che a seconda del dispositivo dove lo guardi ha secondi in più, secondi in meno, taglia delle cose a piacere, insomma. Fantascienza. Vabbè. E tutto questo per arrivare a parlare di una cosa di cui io non avevo progettato di parlare, che è questo passaggio. Questo passaggio appena iniziato, visto che siamo al 2 di giugno, molto importante. Il 2017 è un anno di grandi, grandissime trasformazioni e di morte e rinascita, un anno uno, numerologicamente parlando. In particolare, secondo l'astrologia, la medicina cinese e tante altre spiritualità che poi sono connesse tra di loro, stiamo per entrare, stiamo ormai alle porte, il 5 giugno dovrebbe accadere, in una parte dell'anno che è legata al cuore e che è legato alla trasformazione del cuore, all'alchimia del cuore. E questo in particolare dal 5 giugno a intorno a metà dicembre dovrebbe veramente accadere una grande accelerazione in quelli che sono i nostri processi interiori ed anche esteriori. C'è chi dice che non sta cambiando nulla, e io sorrido perché personalmente, perché la sensazione è molto forte invece che ultimamente, negli ultimi anni in particolare, questo. Molti avranno avuto la stessa sensazione, immagino. Un giorno ha l'equivalenza di un mese, 3 mesi di un tempo, un mese rappresenta un anno. Cioè la velocità e l'intensità, la densità con le quali le cose accadono è incredibile ed è impattante ed è molto sfidante. Ciao Silvia, ho appena parlato di te. Quindi. Che cosa ci dice questa trasformazione? Che
si sta, ci sta sfidando tutti. Ci dice che tra qualche giorno saremo in contatto, sia all'interno che all'esterno di noi, con un'accelerazione di tutti quei, di quei processi guaritivi, di tutte quelle cose che ci permettono di pulire rami secchi, di pulire cose vecchie, di buttare via cose che, e non sto parlando soltanto ovviamente di cose fisiche, ma anche di cose, sto usando una metafora, che quindi ci vuole dire che abbiamo bisogno di fare spazio nel nostro cuore. Nel video precedente, che ormai è saltato, perché io l'ho cancellato, che si è interrotto, stavo parlando proprio anche di, stavo citando anche questo caso del mio cellulare che in questi giorni è impazzito e fa delle cose che sono dei nonsense informatici, mi fa apparire, che scomparire cose, mi manda messaggi di persone che io ho selezionato come contatti e mi dice forse è tal dei tali, che uno dice come forse, sì, o non lo conosci o è lui, non può essere forse. E vi dicevo che in questo momento particolarmente impattante, chiaramente tutto quello che è intorno a noi, che è meccanico, subisce e interagisce, subisce gli influssi, interagisce con noi, perché le macchine non sono morte in questo senso, che prendono la nostra energia e fanno molto spesso anche da parafulmine, cioè concentriamo, noi la nostra energia è anche, è luce, è onde, e abbiamo come immaginate un raggio laser con il quale, immaginate il raggio laser con il quale Archimede riuscì a catturare i raggi del sole e a bruciare, secondo la leggenda, le navi dei Romani, no? A Siracusa. E ecco, funziona un po' così. Tanto è vero, vi dico questa cosa, perché tanto è vero che anche nella psicologia, non solo quella junghiana, sognare per esempio la macchina o sognare degli aggeggi, dei dispositivi meccanici e quindi delle macchine, degli strumenti, ha a che fare con il nostro corpo. Rappresenta simbolicamente parti del nostro corpo o l'insieme, la nostra struttura, la nostra macchina, quella che qualcuno chiamerebbe la nostra macchina biologica, no? Cioè il vettore, lo strumento con il quale noi siamo qui e attraverso il quale passa tutto, perché si ha un bel dire, no? Che siamo da altre parti, che non vuol dire che esiste soltanto il corpo fisico, ovviamente. E quindi le macchine intorno a noi e non solo subiscono influssi e continuano a parlarci, tutto ci parla nell'universo, non c'è nulla che sia morto nell'universo, nemmeno quelle cose che noi pensiamo che siano morte, perché le abbiamo create noi, in realtà sono impregnate della nostra energia. E quindi di conseguenza ci parlano e ci dicono delle cose. Adesso io provo a spostarmi perché ho voglia da molto tempo di fare un pezzettino di on air fuori, sperando che regga la connessione e anche la batteria, tanto peggio di così. Tutto al più quello che succederà è che la trasmissione vi saluta e ci vediamo prossimamente, vediamo un po'. Beh, non c'è una bella luce, però, ma sì, forse sì. Vi dicevo di questo giugno impattante, molto importante, che senta sempre giugno molto importante perché è il mese di mezzo, c'è il solstizio d'estate che è comunque l'azimut, la risalita massima della luce, e c'è San Giovanni il 24 di giugno che è la notte di San Giovanni, era la famosa notte di sogno di una notte di mezz'estate di Shakespeare, che la sapeva molto lunga, e che è una festa amatissima e celebratissima in tutto il mondo, dove in un qualche modo si festeggia una sorta di capodanno magico della Terra. E quest'anno in particolare, dicevamo, il 5 giugno entreremo nella quella che viene chiamata un po' la terra del cuore, del cuore femminile, cioè quindi la parte ricettiva del cuore. E andremo avanti sicuramente per una ventina di giorni, fino a San Giovanni appunto, e poi comunque fino a dicembre. Che cosa ci sta dicendo questa trasformazione? Ci sta dicendo che abbiamo bisogno di incontrare
le nostre ombre e trasmutarle. Qualche giorno fa una di quelle che io chiamo i fari, diciamo così, di questo cambiamento che Maria Rosaria Iolucci in Cammino del Sole, che è un bellissimo blog che vi consiglio di seguire, diceva che, in un suo post molto ispirato, che abbiamo affrontato in questi anni, grosso modo dal 2012, sì, famoso anno, morte e rinascita dei Maya, abbiamo affrontato tantissimi disagi, tantissime paure. L'ultima paura che ci tocca affrontare è la paura della paura. Lei non lo dice così, ma questo lo dico io. Mi assumo la responsabilità. Nel senso che la paura è articolata in molti modi. La paura ci porta ad avere rabbia, la paura ci porta ad avere dolore, ad avere recriminazione, ad avere invidia. Quando tutte queste cose sono pulite, l'unica cosa che resta, l'ultima cosa che resta è la paura della paura. Cioè la paura di per sé, la paura di default. La paura con la P maiuscola, la paura forse di esistere, ok? E di sentirsi una goccia in mezzo all'oceano, paura di non sapere chi si è. Ora, saremo sfidati a farlo. La cosa molto bella che io percepisco in questo momento è che sembra suggerirci l'energia di questo periodo è che questo lo possiamo fare con divertimento e con leggerezza, che è la leggerezza calviniana, non è la leggerezza nel senso quanto so superficiale, ma è la leggerezza del volare raso terra, cioè raso sulla terra, quindi dell'alzarsi in volo, senza per carità andare chissà da che parte, e di potersi permettere, immaginate un po' come i quadri meravigliosi, no? Nei quali i protagonisti volano, i quadri di Chagall. Ecco, una cosa di questo tipo. Questa è la nostra chiave per questo giugno. Usare la leggerezza affrontando la paura, che è anche un po' per come la vedo in questo momento che mi sta arrivando, è anche un po' il canzonarla un po' questa paura, lo sdrammatizzarla e dire: ma sì, dai, dai, stai serena, su, chissà che sarà mai, no? Che hai paura. Ecco, questo è This Is It. Allora, giusto per equilibrare, stasera vi voglio parlare anche di tornare a parlare di libri, perché il libro di cui voglio parlare è un libro, oltre che molto carino, anche di una persona che conosco, non posso definirlo un mio amico, in realtà la sua compagna è una mia amica. Questo libro, che adesso vi faccio vedere, aspetta che torno indietro, è un libro tenerissimo, oltre che scritto molto bene, si chiama, l'ha scritto Fausto Brizzi, adesso purtroppo è al contrario, eh? E si chiama Se prima eravamo in due. Vedete che scoprite già tante cose, intuite tante cose sicuramente dalla copertina. Se prima eravamo in due a ballare l'Alligalli, adesso siamo in tre a ballare l'Alligalli, una citazione di una canzone di Edoardo Vianello che Fausto ama molto. Ed è una storia vera. Ciao Maria Paola, è una storia vera nel senso che è ovviamente il racconto dell'attesa che Fausto e Claudia, sua moglie, hanno avuto della loro bambina, della loro prima bambina, che si chiama Penny, Penelope, e del primo anno di vita di Penelope. E di per sé è l'argomento non è che sia chissà che rivoluzionario, ma a parte che Fausto è uno scrittore fantastico perché ci fa scompisciare dal ridere, e è molto tenero, tra l'altro, è molto, come dire, è molto geniale nelle sue intuizioni, ma soprattutto a me quello che è piaciuto moltissimo, al di là del fatto che io ovviamente sono affezionato a questa vicenda che conosco, perché l'ultima volta che ho visto Fausto e Claudia, Claudio aveva in pancia Penelope, quindi, e tutti erano ovviamente
in dolce attesa insieme a lei di questa cosa, ma una cosa che mi piace moltissimo e che di cui voglio veramente farvi mettere, sulla quale voglio farvi mettere attenzione, è la bellezza con la quale Fausto parla dell'arrivo di questa bimba. Non è così scontata la relazione tra un padre e un figlio o una figlia, ma in questo libro trovate, oltre che il divertimento e tutta una serie di cose collaterali, trovate soprattutto una grandissima tenerezza al maschile. E io trovo che io non riesco a resistere, sono assolutamente conquistato ultimamente dal maschile sano, dal maschile dolce, cioè dal maschile che senza perdere le sue caratteristiche, non solo non perde le sue caratteristiche, ma che recupera la sensibilità e non si vergogna ad esprimerla. La vulnerabilità. Quindi io questo libro ve lo consiglio assolutamente. E tra l'altro vi divertirete e sentirete come Brizzi non si vergogna. Non sto parlando di Salvatore, ma di Fausto. Fausto Brizzi non si vergogni assolutamente dell'amore e dell'emozione che gli sta dando diventare padre. E dell'amore per questo frugoletto nato che gli cambia la vita. E è raro, sinceramente, trovare dei libri e delle situazioni nelle quali il maschile esprime la sua vulnerabilità e il suo amore in una maniera così dolce, senza contare, appunto, ripeto, che pure divertente, che non guasta, no? Sempre a proposito di leggerezza. Adesso io direi che facciamo una cosa, io vi saluto, spero anche che la batteria regga, me lo auguro, anzi sto facendo una cosa arditissima, ce lo metto in carica, sappiatelo, spengo la luce e vi faccio godere Selene Lungarella con... Ciao Selene, non mi sembra che tu sia online, però se mi vedi nella replica vi faccio godere Amazing Grace. Vi saluto e vi ricordo che tra domenica e lunedì, forse domenica sera, su BeLive TV ci sarà una puntata nuova di Connubio con me, Francesco Carpintieri e Silvia Caverini, e che Connubio l'11 giugno sarà live a Pordenone. E se volete avere più informazioni, andate sulla pagina di Connubio, chiamate me, Silvia, scriveteci in privato. Va benissimo anche sui rispettivi wall e vi diamo tutte le info che vi interessano e poi il grande appuntamento dal 5 al 12 agosto con Nuova Energia a Nerca in Andalusia e chi mi segue immagino che lo sappia già. Bene, io direi facciamo partire Amazing Grace, una grazia incredibile e in tutti i sensi, anche grazia nel senso di grazia divina e io vi saluto, vi mando un bacio. Vediamo se riesco al buio tipo gatto a far partire il pezzo. Ciao a tutti.
Whoa,